Oh, eccoci qua ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ciao, benvenuti. Io direi di andare dritti al punto. Stanotte mi sono sognato questa live. Quello che vogliamo affrontare oggi è un argomento di cui non si parla più, ahimè, perché è un mondo videoludico, perché di videogiochi stiamo parlando, che è totalmente morto. Io però direi di non introdurre l'argomento senza prima aver introdotto il nostro ospite. Benvenuto. Ciao, finalmente, quanto tempo! Eccoci qua! È da almeno due o tre maratone fa che non ci si vede. Eh sì. Dario Dacci di Pokémon Revolution dietro c'è sempre comunque. Questa è... Non sei il primo pazzo polemica. Che vuole dire. Allora ragazzi, l'argomento di oggi, che poi era il protagonista di questo mio sogno, era il mondo dei libretti contenuti all'interno dei videogiochi. Sapete che prima dell'internet, perché molti, noi lo diamo per scontato perché stiamo iniziando a un'età abbastanza importante, però i più giovincelli sono nati senza libretti all'interno delle custodie videoludiche, anzi molti loro manco comprano più i giochi fisici ma li vanno a comprare direttamente, a scaricare insomma dai vari marketplace online. Però ai nostri tempi, possiamo dirlo, andavamo nel negozio, compravamo o noleggiavamo, perché c'era anche questa realtà, il videogioco sì. E all'interno delle custodie c'erano dei libretti che ti insegnavano a giocare, cioè se premi questo tasto salti, se premi questo tasto colpisci, spari, eccetera eccetera. E a volte erano dei veri e propri capolavori questi libretti, a volte addirittura i libretti contenevano dei gadget. Mi viene in mente per esempio il famoso Contra 3D, che conteneva all'interno della custodia degli occhialini 3D per vedere alla televisione a tubo catodico il gioco in 3D, ovviamente un gioco di merda. Anche Earth of Darkness, stessa cosa su PS1, gioco famosissimo, non se l'è cagato nessuno, credo io, il programmatore tu forse. È vero, ahimè. E poi mi ricordo GTA con le varie mappe da aprire. Nel caso di Zelda la mappa addirittura serviva proprio come feature, perché non molti lo sanno, perché tutti dicono il primo Zelda era molto confusionario perché non ci si capiva una sega, non sapevi dove andare. In realtà non era proprio così, perché insieme al primo Zelda c'era una mappa che dovevi metterti accanto alle gambe, eccolo lì, e dovevi consultarla proprio, perché Miyamoto voleva questo. Lo vediamo. Vai, prego, dottore, prego. Sì. Beh, appunto, io comincerei proprio dal sacro graal, proprio così, messo... so che apprezzi. Minchia! Facciamo vedere la cartuccina... D'oro! A color oro, sì. È vero, tant'è che il manualetto di Zelda, tra l'altro, era uno di quelli... dei migliori, diciamo, all'epoca, perché era tutto a colori, no? E non era una cosa scontata in epoca NES, era scontato in Giappone, ma qui da noi non sempre, perché a volte arrivavano brutte versioni dei manuali giapponesi. Confermo. Tutte in bianco e nero, veramente fatte con gli strapiedi. Invece questo qui era molto carino, ben fatto. E aveva quella cosa che tu giustamente hai anticipato, che adesso io te la faccio, perché mamma mia, quella mia sei un pazzo. Allora, bello. Madonna! Allora, da notare la mia follia, all'epoca non capivo una minchia e ogni volta che facevo un quadro lo tagliavo, no? Allora, qui ci sono stato, guarda, qui c'è roba, qui c'è il cuore, qui c'è... Quindi sono cose tue quelle, sono annotazioni proprio tue? Sì. No, questo vabbè. Qui è proprio il mio, la mia mappa originale di quando avevo 10 anni forse. Cioè, ti faccio vedere che cosa è rimasto, tutta distrutta... Però era molto bella e mi ha salvato la vita tantissimo e mi ha dato modo di finirlo bene, perché all'epoca non era scontato appunto finire un gioco del genere. Non ti aiutava in nessun modo, eri tu e come voleva Miyamoto, tu contro il mondo, no? Perché Zelda nasce dal fatto che Miyamoto gli piaceva esplorare, diciamo così, andare in giro, anzi come dici tu, andare a giro, e scavare di qua e di là, prendere gli insettini, far vedere il cunicolo, la tanetta dove porta, allora lui gli piaceva fare ste robe e ha voluto riportare quel senso di scoperta e di meraviglia nel navigare il mondo così a piedi dentro questo gioco, ed è un gioco che non ti aiuta in niente se non tramite alcuni piccoli indizi, e la mappa e il manuale sono stati molto utili. Che figata. Credo che non l'avrei mai finito senza. No, senza è veramente difficile, devi girare all'infinito e ricordarti.
O magari sai cosa facevano alcuni che non avevano il manuale, banalmente perché magari glielo prestavano o chi lo comprò in seconda mano e chi l'aveva prima l'aveva buttato, che si disegnavano sul foglio a quadretti tutti i vari quadri, no? E per ricrearsi a mano la mappa, quello poteva essere un aiuto, però ci voleva ovviamente un lavoro da amanuense. Lo scriba, esatto. A proposito di quello che hai detto prima, cioè che in Occidente spesso i manuali arrivavano depotenziati, no? Nerfati, come si dice adesso. Io ho qua un esempio cardine, ovvero ovviamente una delle mie saghe preferite di sempre per quanto riguarda il videogioco giapponese insieme a Zelda, che è Dragon Quest. Dragon Quest, tra l'altro, ne abbiamo già parlato in un video che ti vedeva anche tu protagonista, insomma, insieme a Caverna, dove abbiamo analizzato il primissimo capitolo della saga. E nel caso di Dragon Quest 4, ma anche nel caso degli altri Dragon Quest, quando si trasformavano in Dragon Warrior, perché c'era un problema di copyright sul nome Dragon Quest e un problema proprio di percezione del pubblico americano dell'estetica giapponese per quanto concerne il JRPG, venivano modificati sia gli sprite che la cover art e ovviamente anche i manuali. Quindi, a differenza dei manuali giapponesi, tutti molto carini, cibi, kawaii, come piace classificarli a loro, avevamo un manuale molto più in linea con il fantasy classico occidentale. Questo invece è il manuale di Dragon Quest 4, molto piccolo perché doveva essere contenuto all'interno di una confezione di un gioco Famicom. Sì, perché ricordiamoci che le cartucce del Famicom erano la metà della grandezza delle cartucce del Nintendo 8-bit, anche perché in realtà la schedina dentro che contiene il codice del gioco è grande proprio così. Quelle del Nintendo 8-bit, che erano grandi così, per metà erano vuote, giustamente, e quindi il manuale deve poter entrare nella scatoletta del gioco. Sono queste scatolette qui. Qui invece abbiamo gli artwork di Toriyama, dei personaggi che poi possiamo trovare ovviamente all'interno del gioco come sprite, con le ballerine. Esatto. A Toriyama, vecchio porcone come al solito. Ah sì. Ha fatto la sua fortuna. Chiaramente, ci mancherebbe. Ci sta. Comunque venivano anche venduti così i giochi Famicom, con le cartucce dentro le custodie di plastica, alla Sega maniera, no? Sì. E in queste situazioni qui potevi anche trovare delle cose carinissime, che erano gli adesivi. Per esempio dentro Kings of Kings io ho ancora gli adesivetti e intonsi, giustamente, con i loghi, i personaggini del gioco Namco. Era una specie di gioco di ruolo a turni che qui non è mai arrivato, è solo in esclusiva giapponese, abbastanza carino. Poi faccio solo questa cosa, questi sono gli oggetti che potevi trovare in tele del gioco, anche qui ovviamente tutti gli oggettini artworkati, bellini. Belle poi robe. Una caratteristica dei manuali giapponesi è che spesso ci infilavano dentro anche qualche pezzo di manga, no? Relativo a, così tanto da farti assaporare l'ambientazione, un po' i personaggi, quindi c'erano proprio spezzoni di fumetto, cosa che giustamente poi andava perduta qua da noi, non solo perché credo che a un certo punto non credessero che a noi occidentali potesse piacere quel genere di comunicazione lì via fumetti, mi viene da ipotizzare, e poi anche perché giustamente essendo dei manga erano disegnati e si leggevano al contrario rispetto a come li leggiamo noi qui, quindi ci sarebbe dovuto essere anche un lavoro di specchiamento, di traduzione, un macello, insomma, che poi alla fine non volevano fare per una questione banale di costi e che escludevano tranquillamente dai manuali occidentali. Ed è un peccato, perché molte cose sono rimaste solamente lì. Mi ricordo, a proposito di quello che hai detto te, il manuale di Castlevania Symphony of the Night, che nella sua versione limited edition, che è uno dei giochi che costicchia di più, ecco, se si vuole collezionare per intero per PS1, c'era dentro un manga in giapponese non tradotto peraltro, quindi top, perché c'era ma non, e poi c'era un artbook quadrato ovviamente, perché doveva essere contenuto nelle confezioni quadrate, che non erano proprio quadratissime. Però eccolo Metal Gear per il NES, versione NES. Per il NES, la versione brutta del primo Metal Gear, perché ricordiamoci che è stato un po' un riadattamento poco felice dalla versione MSX, che è quella originale di Kojima. E anche questo mi ha salvato abbastanza, il fatto di avere la mappa. Non l'avevo quindi mai vista. Torniamo è la prima volta che discorso mappe.
qui praticamente ti dava proprio tutto il percorso da fare. Minchia, ma anche ma super guidato così, però. Sì, 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 però non era tutto il gioco, eh. Un buon pezzo, però mancavano delle cose. Mi ricordo che a un certo punto comunque dovevi cavartela da solo, essenzialmente. E anche questo è stato abbastanza... Però vedi, in quel caso... Mai vista questa cosa. In quel caso i manuali ti davano la mappa, però il manuale era tutto quanto in bianco e nero. Però queste cose sono fighe. E rifatto, però rifatto da qualcuno qua, perché qui non sono i disegni originali del manuale giapponese, assolutamente no. Quindi qualcuno si è preso la briga di mettersi a ridisegnare male tutto quanto per il manuale occidentale. Come Dragon Eccolo Warrior, qua. Come Dragon Warrior uguale, ridisegnavano tutto all'occidentale. Questo è Snake... quando era copiato dal protagonista di Terminator. Questa è proprio l'illustrazione originale giapponese, almeno questo l'hanno mantenuto, non hanno rifatto la cover con schifezze varie come erano usi fare all'epoca, purtroppo. Invece come manuale poi, ti voglio tirar fuori il caso di questo, non so se Madonna, ti ricordi, c'è un caso particolare dentro. Certo, che non è Super Mario Bros. 2 quello, però vabbè, ricordiamolo, insomma. Dai, avanti, ricordiamolo. Allora, che cos'era in realtà? La storia all'incirca è questa. Uscì il primo Super Mario anche in America, anche in Occidente, andò molto bene, eccetera. Si richiedeva ovviamente un sequel per cercare di sfruttare la grande onda di successo che generò il primo Super Mario Bros. Ai tempi, e qua fermami se sbaglio, c'era un tipo che testava i giochi giapponesi per capire se la loro difficoltà era abbastanza accettabile per il pubblico americano. Era un tipo giapponese questo qua. Era un tipo giapponese. Arrivò sulla sua scrivania Super Mario 2, lui lo ritenne troppo difficile... E allora reskinnarono un altro gioco giapponese che si chiamava Doki Doki Panic con Bravo. I personaggi di Mario e lo lanciarono platealmente sul mercato americano col nome di Super Mario Bros. 2, ma in realtà non era Super Mario Bros. 2. Esatto, perché in realtà questo è Super Mario Bros. 2, uscito su Famicom Disk e poi successivamente anche nella collector Super Mario All Star per Super Nintendo come The Lost Levels, però in realtà era proprio questo, era Mario 2, doveva essere quello che poi noi conosciamo come Lost Levels. E poi Super Mario 2... Esatto, arrivò in Giappone con tipo Super Mario USA, una cosa del genere. Esatto, esatto. Super Mario 2 fece il giro e ritornò indietro come Super Mario USA. Che una cazzata roba. Ma bellissimo. La cosa bella, la cosa bellissima, e la troviamo, ne troviamo testimonianza anche sul manuale italiano, è che Super Mario 2 inconsapevolmente, o magari anche sì, proprio per il fatto di essere una reskin di un gioco esistente, si è trovato nella situazione di dar vita al primo personaggio trans della Nintendo. Ah, ostro, pensa di essere una ragazza e sputa uova dalla bocca, sarebbe meglio chiamarlo ostretta. Beh, sì, totale. Eh sì. E questa cosa all'epoca passò un po' inosservata, però poi alla fine la gente disse: "Ma scusa, ma sto ostro, ma non è un maschio, è una femmina, insomma, un personaggio trans della Nintendo, è una roba canon poi alla fine". Io non so se l'hanno modificato o meno, perché se la Nintendo c'ha un po' delle idee un po' retrograde da questo punto di vista, iper conservatrici, però effettivamente ce lo ritroviamo in Super Mario 2. Hai altre chicche da mostrare? Ne ho un macello. Vai allora. Beh, a parte Final Fantasy 6. Il Final Fantasy, cazzo, non me ne frega nulla di cosa dite, il Final Fantasy, bellissimo. Mi manca la versione secondo me è perfetta, che è quella americana, che venne chiamata Final Fantasy 3 perché all'epoca era uscito solamente l'1 e il 2 e il 2 era il 4 in realtà. Il manuale, giustamente, come potete ben capire, essendo un JRPG di Square, c'era il mondo qua dentro, è spiegato tutto nel dettaglio, ogni statistica, ogni elemento che vedevi sullo schermo, ogni tipologia di nemico, i personaggi, i protagonisti, tutto c'era. Guarda. Ovviamente belli. Ovviamente in versione super deformed, perché anche così si vedono nel gioco, giustamente. Tendenza che poi è rimasta fino al Final Fantasy VII e poi dall'8 in poi è cambiata, perché ha avuto più un respiro
occidentale, la serie. È bello grosso anche, ci metti un po' per leggerlo tutto. Io mi ricordo ancora certi manuali dei primi giochi PS1 che erano multilingua, andavano in tutta Europa e quindi erano proprio delle bibbie, perché il manuale finiva, chiaramente ricominciava. Anche per i giochi del Sega era così, cioè erano manuali copia e incolla con tutte le lingue varie, insomma, quello era molto utile, che stampavano una versione e la mandavano in tutta Europa così. Fantastico. Poi ti volevo far vedere Donkey Kong Country, a parte che era bellissimo il manuale, perché questi, vabbè, i first party di Nintendo, perché all'epoca Rare era un first party. E bellissimo, guarda quanto cazzo è bello. Tracurato con le robe a colori, di render dei personaggi, eccetera. Che figa. Ovviamente questo, essendo un prodotto inglese, quindi occidentale, la versione più curata in teoria dovrebbe essere questa piuttosto che quella lì giapponese, perché questa qui è l'originale. La cosa carina è che, essendo uno dei primi giochi a sfruttare le piattaforme Silicon Graphics che aveva comprato Rare, si parla di botte di 20.000 sterline a computer, gli stessi computer con cui ci hanno programmato appunto gli effetti di Terminator 2 o Jurassic Park, quindi erano quelle piattaforme lì, loro le hanno utilizzate per fare tutto il pre-render della grafica, perché Donkey Kong Country altro non era che grafica 3D pre-renderizzata, trasformata in bitmap, quindi fatta diventare immagini e poi messa dentro il gioco. Quindi il funzionamento era quello del 2D, perché effettivamente era 2D, ma l'aspetto era quello del 3D. E loro questa cosa la specificavano anche sul manuale. Cioè ti dicevano: questo gioco l'abbiamo utilizzato creandolo con queste piattaforme qui. Ti fanno vedere anche il wireframe, no, del pupazzo di Donkey Kong. Ma ed è una cosa particolare, perché non le trovi più questi dietro le quinte della tecnologia del videogioco, capito? Ormai no, devi prendere la collector col CD, dove all'interno trovi il making of. Esatto, esatto. E poi venivano fuori cose del genere. Boh, no, questo io non l'avevo mai visto. Col prezzo attaccato, peraltro. Quant'è? 39.000? Non so cosa c'è scritto. Bellissimo. Questo è un bootleg di Mortal Kombat fatto, ma ti vorrei dire amatorialmente, invece no, perché lo vendevano nei negozi. Cioè, nel senso, a volte tu compravi online, all'epoca c'era la corrispondenza, no? Tu scrivevi o chiamavi al negozio che metteva la pubblicità sul giornale, gli dicevi: vorrei il gioco. Sì, te lo mando, però poi ti arrivava sta schifezza, ti arrivava un bootleg pirata. Madonna. No? Fatto non so da chi, cioè. Bello, ma anche con scritto libretto, instruction booklet sopra, nel caso non si fosse capito, loro te lo vogliono dire. E il bello che non traducevano neanche bene, perché Goro è diventato Gord. Vabbè, ma poi Scorpion, bello. Raiden è diventato Raioen. Scorpion era la versione calabra, credo. Ma non so perché abbiano dovuto fare. Vabbè, poi ci sono io che ci ho scritto le mosse. Vabbè, quelle sono le mie. Guarda Raiden, ma perché? Io dico: in perché Y-Pose. Non potevano fare delle scansioni del manuale originale e ti mettevano quelle? No, dovevano ridisegnarlo. Ma io vorrei sapere chi si è messo quel giorno a dire: vabbè, dai, per questa roba bootleg comincio a ridisegnargli i personaggi. Guarda Kano ma ha dei problemi grossi. Ma perché facevano così? Cioè, dove era il risparmio? Cioè, loro, vabbè, stampavano copie pirata, le vendevano, ma non rischiavano tantissimo? Anche se effettivamente non lo so, perché risparmio non c'era, anzi c'era più lavoro per creare una cosa del genere, perché dovevi fare praticamente tutto da capo. Comunque, invece di period disperido. Volevo parlarti della questione Sega a questo punto, no? Vai, per forza. Perché noi... Sì, sì. Perché no, io non ho giochi del Master System giapponese, quindi quello che lo voglio... Però ne ho di quello italiano, o comunque europeo. Allora, per un World Soccer, che la copertina altro non era che una gamba erano mozzata... Tutte così erano all'inizio. Sì, avevano questa trama da quaderno a quadretti, però era caratteristico, perché tu queste cose le riconoscevi quando andavi nel negozio, era subito riconoscibile il gioco del Master System. Tant'è che io mi ricordo che all'epoca sotto casa mia c'era la UPIM, una roba, e vendeva il Sega Master System 2 Plus, quello con Alex Kidd dentro, e accanto c'era il NES, no? Le avevano entrambi. Però io guardavo ste custodie, dicevo: bah,
secondo me, dato che hanno questa trama qui, posso fare fessi miei più facilmente. Gli dico che sono cose da scuola e così me lo faccio comprare. Beh, fai verde totale. Cioè, ma... poi alla fine, mai perché i miei, vabbè, no, fessi non si facevano fare, giustamente. Anche perché poi arrivavi e vedevi una cosa del genere. Bello. Ma sta stringendo la sua stessa testa che ha staccato, tipo una cosa del genere. Perché? Perché? Questo qua è pro wrestling. Ma i manuali com'erano in questo caso? I manuali erano orribili quanto le custodie. Tutto in bianco e nero, o bianco e blu più che altro. Perché... Bello. E qui già cominciavano ad avere le lingue, quindi abbiamo tutto praticamente. È la stessa... lo stesso manuale ripetuto 4 volte, perché solitamente erano multi 4 come lingue, francese, tedesco, spagnolo, italiano, e niente, avevano scritte, zero immagini, una tristezza proprio, guarda, che si tagliava col coltello. Erano queste le immagini dei... Io sto guardando quello di Castle of Illusion di Mickey Mouse. Ma quello già è un pochino meglio, no, guarda, teoria. Ti assicuro, no? Guarda, qua praticamente abbiamo tutte le lingue con un frameino solo così, e poi tutte le lingue, bravo, di quello che sta succedendo. Ecco. Però le copertine, mamma mia, se spaccavano. Madonna Donald poi in Maui Mallard, bellissimo. Maui Mallard. Anche qui 100.000 istruzioni, indica... Beh, qui dai, qualcosina l'avevano piazzata, c'era il passaporto di Paperino, che qui si chiama Maui Mallard, che non è proprio Paperino, esatto. Non era proprio Paperino, però vedi, in bianco e nero uno schifo, perché erano tutte impastate queste foto, non si capiva quasi niente, ed erano tutti così. Ma guarda che comunque la questione sul Giappone non è che era tanto diversa, eh? Questo qui è James Bond, il 2, Robocod, e il Giappone era bianco e nero anche lui, eh. Però sono più bellini questi, eh. Sono più sono un pochino più chiari, un pochino più capibili. Poi c'è sempre il fumettino, sai, no, con il personaggino cibi che ti fa cucù, che ti dice qualcosa. Sono un pochino più articolati, solo che spesso si perdevano il colore anche lì, ed è un po' un peccato, almeno per quanto riguarda il mondo Sega. Non sulle portatili invece, perché Game Gear per esempio aveva dei manuali bellissimi che erano stracolorati. Peccato per la console. Lo so. Lì, grande occasione sprecata di Sega, la prima forse delle tante. Eh sì, ma perché Game Gear è stato un passo più lungo della gamba. Loro volevano sbancare, però contro Nintendo nelle portatili non vinci mai. Questi sono quelli Game Gear giapponesi, che erano grandi quanto la cartuccia essenzialmente, le confezioni. E i manualetti sono bellissimi. Io li voglio bene a Nintendo, ma io ho un fascino per la Sega notevole. Questa clip poi verrà fributtata in tutte le maniere, però però il fascino per questi giochi qua è indubbio. Sì. Tanto Eddie chiede se hai il Comic Zone, perché effettivamente non so se era fatto a fumetto, magari il libretto di Comic Zone. Comic Zone ce l'ho in versione Game Boy Advance, se vuoi la pesco. Proviamo, vediamo un po', sperimentiamo. Credo che sia la prima volta che vedo questo coso. Bianco e nero. No, però è bellino, no. Però è bellino, dai. Questo di qua è quello della versione Game Boy Advance, quindi è una conversione, beh, ben riuscita, sì, perché era abbastanza ben fatto, però ovviamente non è l'originale. Io prendo lui, un po' di fan service, Pokémon Oro in italiano. Tanto te so che non hai mai seguito il brand, quindi questo è il manuale di Pokémon Oro, tutto un po'... utilizzato, dentro ovviamente gli artwork di Ken Tsukimori, nostro nonno, tutti i tastini, le cosine, personaggi, professor Elmo, professor Rock, tua mamma, che così detto così sembra... Poi bello, i tuoi sostenitori, ci sono i tuoi sostenitori, vediamo chi sono invece... Tua mamma! Qui ci sono anche le Pokéball, ti spiegavano come era fatta l'interfaccia di gioco... Lo schermo durante la lotta. Mamma, il Virtua Boy, mamma mia. Mamma, il Virtual Boy. Mamma mia. Ecco, quella fu una delle più grosse cazzate. Però non se la meritava con Gunpei Yokoi, la silurata. No, comunque era bellino il manuale, perché in perfetto stile Nintendo, tutto a colori. Con Todd che se la dorme, giustamente.
Che cos'era il Virtual Boy? Perché molti non lo sanno, Il Virtual Boy era un bellissimo, una bellissima console a cartucce che doveva essere, tra l'altro le cartucce con il copri cartuccia, il copri contatti, che doveva essere una console portatile, ma in realtà era tutto tranne che portatile, perché per giocarci dovevi avere quantomeno un tavolo dove appoggiarti, perché sennò era impossibile. Ed era nella forma di un paio di occhialoni per la realtà aumentata, no? Che ti coprivano tutta la faccia. E all'interno c'era un monitor per occhi, praticamente, per occhio. No, in realtà è un pochino più complessa la cosa, perché ti dava la sensazione di avere un monitor per occhio, ma in realtà era un gioco di specchi, no? Con degli specchi oscillanti che chiudevano e aprivano alternativamente le immagini e ti davano l'impressione della profondità. Quindi era un antesignano del 3DS, però che si usava nella forma di occhialoni. Questo sistema di specchi basculanti era delicatissimo, tant'è che bastava che ti cadesse per terra ed era andato tutto via, morto. Cosa ancora più stupida è che aveva il controller, che naturalmente doveva essere staccato dalla console, non potevi avere le mani che premevano qua sugli occhialoni, quindi avevi questo controller, un joypad, e il controller stesso aveva le batterie o l'alimentatore. Quindi praticamente dal filo del controller passavano sia i segnali degli input e sia l'elettricità, e quindi se ti si rompeva il controller non potevi neanche più accendere la console. Vabbè. Quindi era una roba. E questo praticamente è stato uno degli penultimo, diciamo, progetto del buon Yokoi, che gli valse purtroppo l'allontanamento, diciamo così, da Nintendo, perché in realtà se ne andò lui, ma diciamo che fu caldeggiata la cosa perché gli dissero non ti vogliamo più, e poi lui per tutta risposta andò da Bandai e fece il Wonderswan. Wonderswan, console meravigliosa che si mangiava il Game Boy, tecnicamente se lo mangiava, ed era alimentata da una batteria AAA, una, quando nel Game Boy ci dovevi mettere quattro, poi due con le versioni successive, eccetera. E lui non vide mai il giorno del lancio del Wonderswan, che morì prima, un incidente. Gunpei Yokoi, ragazzi, ha inventato la croce direzionale Nintendo, esatto. Avete giocato, penso, tutti. Ha inventato anche gli handheld, per come li pensa Nintendo, li pensava Nintendo, cioè il Game & Watch. Ecco, è comunque qualcosa che è scaturita dalle sue idee. Non veloce, ma no, non questo lo conosci. E me l'hai venduto tu, tra l'altro. Te l'ho venduto io. Spiega, io non ricordo niente. Sì, tu un giorno mi hai detto: senti, mi ma sto come ce l'ho? Forse me lo sono ricomprato quando ho rifatto i soldi. Sì. No, questo è tuo, cioè, me l'hai venduto tu. Mi sto vendendo tutta quanta la collezione Nintendo 64 perché non mi interessa più. Lo vuoi? Sì, dammelo, grazie. Questa è stata tutta la storia. Non me lo ricordo. Io mi sono ricomprato tutto comunque, ultimamente. Ah, tutto. Ecco. Quindi mi sa che ho avuto culo allora. Sì. Era quando stavo per quittare tutto, tipo, però no, questi altri dettagli. Prego. Vabbè, poi abbiamo un po' di roba PS1, vabbè, questi qui sono i giochi classici PAL, no? Con le solite robe in bianco e nero, anche qui purtroppo molto tristissime. Bello, come bellissimo questo, dove l'hai trovato? È dell'epoca, sì. L'ho portato al Day One. Cazzo, ma chi te l'ha fatto? Bellissimo. No, ma vero, scusa, ma il God of War della PS1 non ci ho mai giocato. Vabbè, no, non ci ho mai giocato. Chi è che fa queste cose incredibili? È un mio amico di Torino, grande Lolliness, ti saluto, che fa queste cose, cioè prende proprio le cover originali con il e li rifà con i giochi nuovi, no? Con gli stessi. Che figata! No, è bello. Sì, no, roba professionale. I The Make. Vabbè, dai. Questi sono i giochi in versione giapponese. E aveva il libricino, come tutti quelli giapponesi, nella stragrande maggioranza, è bello tutto a colori, con un sacco di illustrazioni, cioè niente a che spartire con quelli orribili. L'unico gioco che forse aveva bisogno del libretto in bianco e nero, a colori, perché comunque... Vabbè, no, scusa, glielo vuoi mettere un po' di rosso sangue in giro? No, chiaro, però... Sei morto! Scusa, Bellissimo. E adesso ti faccio vedere anche com'era la PS1 in America. Ed era così.
qui veramente, cioè, ci mettevano impegno a far schifo proprio. Bruttissimi. Che erano orribili. Poi sembrano dei quaderni perché sono sì, lunghissimi. Ma passiamo a casa Sega della stessa generazione, vai, ovvero il Saturn. Il Saturn aveva queste custodie enormi così in versione europea, perché la versione giapponese aveva le jewel box da CD musicali. Pochi sapranno che Tomb Raider in versione giapponese era Tomb Raiders. Il manuale, come tutte le robe occidentali Sega, è una schifezza. Invece quello giapponese è tutto a colori. Che bellino. E culo in copertina e anche... Sì, sì, ma dappertutto le lo mettevano il culo lì. Belle colorate, capito? Vedi, ma perché dobbiamo essere sempre i figli della serva noi? Cioè, pure i giochi occidentali in Giappone sono più belli della versione occidentale. Perché? Perché? Secondo te perché, vabbè, a parte il solito digital delivery, il fatto che è cambiato il mercato, il fatto che ci sono 700 guide online prima che il gioco esca e tutto quello che ti pare, ma perché? Perché? Perché non si fanno più libretti? Per i costi, chiaramente, per i costi. Eh sì, non si fanno perché costa stamparli, banalmente, costa scriverli e tradurli, e costa non solo proprio come progettazione, ma anche proprio come materie prime, come carta. Poi è venuta fuori anche tutta quella sequela di intenzioni, no, delle case produttrici di voler essere più green. Green, e allora lì sono andati a togliere, quindi prima hanno tolto il manuale, risparmiano la carta, poi hanno tolto le confezioni un pochino più articolate, e adesso stanno togliendo anche la plastica. Se vedete gli ultimi giochi, soprattutto quelli PS5, ma anche Xbox, gli ultimi non sono nemmeno più piene, la custodia di trasparente non è piena, ma è forata dentro, ha la forma del riciclo, del simbolo del riciclo. Facciamo anche così. Esatto, uno per togliere banalmente plastica, perché ne stai mettendo di meno, e due proprio per farti capire che la custodia la devi smaltire, se non la vuoi devi buttarla nel posto della plastica, eccetera. Quindi c'è tutta questa tendenza green, che poi però è sacrosanta, però a noi collezionisti ci toglie tanto divertimento, perché l'esperienza del videogioco non è solo mettere il videogioco nella console e giocarci. L'esperienza del videogioco è anche aprire qua, leggere, guardare, sognare, soprattutto respirare il manuale, respirare come degli assatanati pervertiti, infilarsi la nasca, ispirare alla drogati maniera. È questa la cosa bella, questa. Porca miseria. Invece adesso siamo così. Gioco di punta della Nintendo, Breath of the Wild. C'è uno schifo per dirti che non te lo devi infilare nell'ano, questo, poi basta. Incazzato come i demoni, cioè. Porca vacca. E questo dovrebbe essere il gioco di punta della Nintendo. Porca vacca, che roba di schifo che hanno fatto. Però... Insana rabbia. No, chiaro. No, vabbè, io sono d'accordo con te. Ora, non sono così estremista, cioè non mi metto i libretti nel naso, però il bello... era proprio esplorare il gioco prima di giocarlo, addirittura, o affiancare il manuale al gioco stesso per avere qualcosa in più. Il problema è che questa cosa un po' si è persa, si sono perse tante cose, ma il videogioco ha continuato a sopravvivere, sopravviverà anche a questo, sono convinto. Però per fortuna sono le varie collector edition, cose molto limitate, cioè artbook, senza eccetera. Gioco dentro, sempre quello fondamentale, però artbook eccetera, che ti possono aiutare a rimpiazzare il manuale. Certo, sono altri denari in più, vaini in più, però questo è. Dobbiamo assolutamente sì ricordare il manuale che conteneva il Braille di Pokémon Rubino e Zaffiro, perché serviva a decifrare degli enigmi in game, che quello è fondamentale. Se non lo citiamo, domani mi trovo la gente sotto la sacca coi forconi, quindi è giusto ricordarlo. E io ringrazio il dottor Gabe, lo ringrazio per il suo tempo, per le sue conoscenze, soprattutto perché sono proprio uniche, secondo me uniche. E grazie, troppo gentile. Fai un modino e niente, alla prossima, dottore. Grazie di tutto. Grazie. Va bene, grazie. Un saluto a tutti, grazie per l'invito. Ti si vuole sempre molto bene, Dario. Grazie, ciao tesoro. Ciao.